a tutti ragazzi, bentornati nel Dark Channel su Tartuce e bentornati in questo nuovo video della Tech It. Sto ancora malato perché sto registrando questi tre video di fila, la tosse vi sale sempre di più perché continuo a parlare. Comunque io adesso ho intenzione di farmi anche uno zainetto, tra l'altro anche queste qua mi servono, dove poter mettere diciamo tutte le cose tecnologiche, perché comunque ogni volta non mi va di andare nelle ceste per prenderle, andare avanti e dietro. Quindi adesso rifacciamoci quello nero, perché non so se vi ricordate, quando sono andato in miniera purtroppo sono morto e il mio zainetto è esploso. Perfetto, abbiamo preso pure il nostro cosetto. Comunque la nostra casa a me mi piace come sta. Aia, quel creeper là non mi piace. Allora, vediamo un po'. Yuhu, vieni qua. Andiamo indietro. Oh, mo sì, e vai. Oh, guardate gli alberi che sono cresciuti, è ancora più bella la zona. Allora, dobbiamo farlo qua. Un ink sack al centro e la ladder intorno, perfetto. Ora, in questo back ci voglio mettere questo, poi fatemi vedere bene. Che altro? Devi vedere qua. Vabbè, questi attrezzi qua magari, come la zappa e delle torce, magari li vorrei tenere, come posso dire, sempre a portata di mano, senza dover ogni volta andare, cercare, fare e averli qua nello zainetto nero. Perfetto. Ora, la rocket flash io la butterei via. Qui abbiamo un altro uovo. Io farei comunque mini, ma veramente mini recinto, con queste 7 fence bastano, anzi, perché voglio vedere magari se poi lo amplieremo magari, ma questo qua sarà veramente mini. Tra l'altro facciamo, anzi no, sì dai, chiudiamolo per bene, aspettate, ne faccio altre, comunque poche fence, non vorrei stare pure questo episodio a fare fence, quindi allora facciamo così. Ok, uno stack, ma basta e avanza. E facciamo così. Ne ho fatte 22. Ok, per ora dovrebbero bastare anche addirittura avanzare. Allora, andiamo qua e piazziamo le nostre bellissime fence. Ok, mi sono di nuovo rimutato perché ho dovuto tossire. La malattia, che brutta cosa. Facciamo così. Oh, neanche uno su 5. Bello, siamo fortunati, mi dicono. Quindi ora lo lascio così. In futuro magari qualche pollo verrà con noi, però adesso non ci servono i polli, quindi le fence le posso anche togliere. Comunque adesso vorrei fare, comunque, come ho fatto nell'altro impianto, un pulverizer. Eccolo qua, pulverizer. Allora, ci serve un pistone. Facciamo il pistone ferro. Allora, innanzitutto io mi cuocerei un po' di ferro. Ferro comunque mi servirà. Facciamo una decina di ferro. 9. Ora ce l'abbiamo e lo cuociamo qua. Poi, che ci serve? Questa qua che si fa redstone e un oro. La redstone ci sta. Un oro già ci sta, perfetto. Quindi togliamo tutto quanto da qua, dobbiamo liberarla. 2 redstone, perfetto, e un oro, perfetto. Abbiamo fatto questa qua. Copper che già dovrei avere, fatemi vedere. Copper che già dovrei avere, perfetto. Poi la flint, machine frame, un oro, 4 ferri e del vetro. Del vetro non so se ce l'ho. Sì che ce l'ho. Un oro, perfetto. 4 ferri, vabbè, ancora ce li ho. Però la flint ce ne ho 2, perfetto. Che culo. Qui ha già finito. Perfetto, così. E dobbiamo farci. Allora, innanzitutto facciamoci il machine frame. Facciamo così. Secondo me è al contrario, perché se io non faccio le cose al contrario, infatti.
facciamo così. E voilà, e abbiamo fatto il machine frame. Poi, il pistone ci manca. 3 legni, 2 cobblestone, un ferro, ok. Allora, 3 legni, 2 cobblestone, una redstone e un ferro. Al contrario, perfetto così. Poi, abbiamo pistone, abbiamo tutto se non sbaglio. Sì, perfetto, quindi così il pistone, così questo, il machine frame, il reception coil e 2 copper. Abbiamo fatto il pulverizer. Però ci serve un altro. Sì, perché comunque io devo fare in modo che il ferro, prima di tutto, la wrench, dov'è? La wrench in questo nero. Devo fare una cosa, in modo che le cose, innanzitutto, vengano pulverizzate. Però ho un'idea io. Ho un'idea. Sapete che secondo me potrebbe funzionare. Non è finito là dentro. Però ce l'abbiamo altri, quindi pazienza. Allora, no, in questo giallo, ma bensì in questo nero. Oh, potremmo fare così. Guardate, io metto qua il motore, lo steam dynamo. Ah no, giusto, ci vuole un macchinario sotto, quindi sfrenciamolo. Ah, l'avevo girato. Aspettate, ora devo scendere giù per forza. Ma come risalgo? Facciamo così e risaliamo su. Ok, ora mettiamo il motore. Perfetto. Dov'è la mia branch bellissima? Facciamo così. Perfetto. Questo lo stringiamo e facciamo così. Rimettiamo, mettiamo il pulverizer, impostandoli l'uscita arancione qua. Ok, e l'entrata dall'alto. Qua, alla rest of the base, li mettiamo a destra così. Perfetto. E qua l'uscita, perfetto. Tanto qua sopra mettiamocela per sicurezza. Vediamo un attimo se funziona quello che voglio fare io. Così usiamo un motore e alimentiamo. E alimentiamo 2 cose. Perfetto. Così risparmiamo pure sul nel craftarci un altro motore. Poi qua ci vorrei mettere un iron chest. Vediamo se si stanno qua le iron chest. Sì, iron chest. Una chest e iron. Una chest di iron, vabbè, la vorrei fare semplicemente di iron e basta. Quindi quando ci serve 7. Però ricordiamoci che qua verrà raddoppiato il tutto. Quindi aspettiamo un attimo che si faccia tutto. Allora, mi libero un pochino l'inventario. Olle, allora la redstone. Questo, no, questi me li tengo appresso. Ah, il secchio pure devo avere appresso. Facciamo così e mettiamo a posto tutto nel nostro bellissimo backpack. Così e così. Così siamo sicuri di averli sempre con sé. Non li perderemo mai. Allora, da qua già siamo a 7, perfetto. E quindi ci vuole una cesta, innanzitutto quella di legno. Quindi prendiamoci il legno e lasciamolo sempre qua dentro, che tanto lo usiamo una volta sì, quasi ogni volta. Ci siamo fatti la cesta di legno e voilà, iron chest. Qua abbiamo finito. Qua pure. Però adesso finirà tutto nell'iron chest. Controlliamo. Vabbè, non possiamo controllare. Però sì, ci sta qualcosa che potremmo cuocere rapido rapido. Una cosa che si può cuocere, che però ne abbiamo ecco qua, perfetto. Dovrebbe andare per forza comunque. Vediamo. Ferma qua e va qua, perfetto. Abbiamo pure un blocco di stone, perfetto. Abbiamo fatto anche quest'altro impianto. Quindi ragazzi, con questo impianto qua io chiudo questo video. Quindi vi ricordo di mettere mi piace, iscrivervi, commentare e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.